determinati aspetti. Da classicista naturalmente io mi sono soffermato sull'aspetto che più mi è caro, insomma, il racconto legato all'antica Roma e come descrive appunto la pianta di Silfio, di Reservizio. Ma anche altri aspetti che si legano alla peste sul lago di Como, altri aspetti appunto del canto. Rispetta ancora le forme grammaticali latine, questa è una cosa positiva, e l'aspetto del dialetto, quindi come se i due idiomi fossero in una sorta di lotta, forse in una sorta di competizione, non vince uno, vince l'altro, non ha importanza, ma è un rispecchiare questi due idiomi, tutti e due veramente molto importanti, che peraltro oggigiorno non stanno sparendo, quindi sia uno per il liceo classico che va scemando con il greco, sia dialetto perché ormai purtroppo i ragazzi non lo parlano più, non vogliono più parlarlo, io invece sono contento di parlarlo le volte, quindi va bene così. Quindi questi sono i due primi spunti. Io ti ringrazio naturalmente per questo apprezzamento. Ecco, non spaventatevi, aulico non vuol dire che sia difficile da leggere. Assolutamente. Io devo ringraziare mia moglie che è sempre stata la mia prima lettrice e critica e lei mi ha sempre detto tu scrivi bene ma scrivi troppo difficile. E io ho cercato negli anni di scrivere più facile e credo di essere riuscito in ciò, ma credo di esserci riuscito perché ho cambiato prospettiva, prima scrivevo per me, adesso scrivo per gli altri e quindi è stato facile. In realtà non sono ancora riuscito a liberarmi del tutto di quello che è il gravame che mi porto sulle spalle, cioè una cultura a 360 gradi. Io non nego che è da quando sono bambino che non faccio altro che leggere e studiare, continuo a farlo e cerco di non pesarlo e di non farlo sentire. Questo libro non lo fa sentire, credo, perché in realtà, anche se non rinuncio a esprimermi in un italiano forbito, in un italiano elegante, sono riuscito a rendermi accessibile anche a donnetta di paese, perché ci sono dei momenti in cui io avevo i miei nonni che parlavano in dialetto con me, per cui erano persone umilissime, erano operai, sono degli operai nella vita, per cui ecco, sono riuscito in effetti a combinare questi due diversi registri e il risultato penso sia piacevole. Cioè, questo è un libro che può leggere una persona molto colta, un erudito come Alessandro e trovarlo piacevole, lo può leggere una persona semplicissima perché sono storie che ti prendono, ti fanno, ecco, forse è il caso che cominci a leggere magari un pezzo. Sì. Ecco, ma guarda, vediamo un po'. Ecco, cominciamo ad esempio a pagina 150, il cantico del pesce persico. Perché? Perché a un certo punto questo barchino sta per affondare. E allora Don Pagani, che era un prete, era il prete del santuario del Succio, che è a bordo insieme ai due barcaioli, come estremo tentativo, non sapendo più cosa fare, prende il rosario. Per tutto il viaggio non aveva fatto altro che recitare il rosario, i due barcaioli non ne potevano più, volevano buttarsi nel lago. A un certo punto prende il rosario e fa il gesto istintivo di metterlo nell'acqua, pregando la Madonna di salvarli. E qui succede il miracolo del lago. Ecco,
cosa succede? Succede che praticamente un tratto del lago si placa, le acque diventano improvvisamente lisce, ma solo intorno e davanti alla barca. Un fenomeno inspiegabile. Si forma un corridoio che conduce verso Colonna. Nello specchio di lago di fronte a loro, in direzione Sant'Anna, si formò uno strano gioco di bagliori e spruzzi che in un primo tempo non compresero. Poi, osservato attentamente il fenomeno, si accorsero che alcuni pesci di media grandezza e dal corpo di forma ovale abbastanza tozzo, di colore verde oliva con due pinne dorsali e diverse striature sul dorso arcuato, stavano come danzando in superficie e si sporgevano fuori dall'acqua, dischiudendo la bocca. Davano l'impressione di avere fame, o meglio ancora, che volessero esprimersi con la parola. «T'hai vist?» chiese il Taitù. «Ciusca, mai vista una roba in sci?» Mentre osservavano stupefatti quello spettacolo, un pesce lungo almeno 40 centimetri saltò fuori dall'acqua e ricadde nella barca in braccio a Don Pagani, che sgranò gli occhi come se avesse visto un mostro marino. In effetti, la strana gobba, poco prima della testa, i suoi occhi molto grandi, le pinne dorsali caratterizzate da aculei sporgenti, non erano rassicuranti. «Che pesce è?» chiese spaventato i rematori. «È un persic», rispose Antonio Besana. «Sì, è un persico, guardate quanti ce ne sono là davanti», confermò il Pusterla, che era l'altro rematore, l'altro barchino. In effetti c'erano almeno 20 grossi persici illuminanti davanti e tutto intorno alla barca, nel punto in cui le acque si erano ammansite. Quei pesci predatori, dall'abitudine sedentaria, dalla carne prelibata, tant'è che il loro filetto fritto e servito con risotto è uno dei piatti tipici e più ricercati della cucina lariana, avevano lasciato le acque profonde e gli anfratti in cui si nascondevano abitualmente per venire in superficie ed esibirsi in uno spettacolo che avrebbe eccitato un pescatore, ma che allibì i tre uomini in barca. Notando che i pesci aprivano e chiudevano la bocca, da cui sgorgava un suono difficile da definire, a Don Pagani scappò un'esclamazione che scopriva il suo afflato d'animo, indeciso fra la commozione e lo stupore. «Vi sentite? Cantano!» «Cantano?» gli fece eco il Taitù, che cercò con lo sguardo incredulo il suo compagno, il quale grondava sudore ed esclamò: «Adesso ci direte che pregano!» A dire il vero, più che un canto o una preghiera, quello del persico pareva un cantico, il famoso cantico alla Madonna. E da qui